Domenica Romeo Nieri di Rimini si affronteranno Rimini e Cosenza, squalificati da una parte Lebrun e dall'altra parte Danti. Il Cosenza, allenato da Toscano, autore di una doppia promozione dalla D alla C2 con i calabresi, dovrebbe schierare un 3-4-3 nonostante l'assenza di quest'ultimo, con l'ex nazionale Stefano Fiore pronto a partire dal primo minuto. Nelle file rossoblu militano anche l'attaccante ex Avellino Biancolino e l'ex difensore biancorosso Sandro Porchia. Sentiamo ora ai nostri microfoni l'allenatore del Rimini Mauro Melotti e il capitano Alfredo Cardinale. Cardinale, tra l'altro ex Cosenza. Intanto c'è stata la prima risposta mercoledì in Coppa Italia con la bella vittoria contro il Pergo Crema. Come sta andando la preparazione in vista della partita contro il Cosenza? Sta andando bene, sta andando come le altre settimane. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. I ragazzi hanno recepito bene. La mia non voleva essere un'accusa nei confronti di nessuno, perché quello che ho detto l'ho detto prima di tutto a loro, a lunedì pomeriggio. Perciò loro sapevano già benissimo quello che era il discorso. Non sono state minacce o meno, sono stati richiami alla professionalità, che poi in effetti c'è sempre stata, ma più che professionalità, a credere che questi ragazzi sono una buona squadra, ad avere più autostima, ad avere più fiducia nei propri mezzi. Questa è una buona squadra, l'hanno dimostrato, devono continuare a dimostrarlo con più continuità. La differenza di prestazione tra casa e fuori casa come si spiega? È quello che dicevo adesso, che a volte hanno fiducia e a volte ne hanno meno. Loro invece devono sapere che non siamo una squadra di fenomeni, ma siamo una buona squadra. Con delle ottime individualità dobbiamo cercare di avere più fiducia nei propri mezzi. Il Cosenza come lo vede? Vabbè, Cosenza, con tutto il rispetto per il Cosenza, ti dico sinceramente, a me interessa più la mia squadra. Se la mia squadra si esprime sui livelli di Ravenna, ho molta fiducia. Indipendentemente da quello che può fare il Cosenza, non può fare il Cosenza. Perciò dipende tutto da noi. Un'ultima cosa, potremo rivedere già domenica il ritorno al centro della difesa da parte di Michele Rinaldi? Non lo so, adesso vediamo un po', valutiamo, la soluzione è questa, il dubbio tra Rinaldi e Ischia, perciò la situazione di Lebran, perciò vediamo un po' cosa succede da qui andare a domenica. Tu hai giocato a Cosenza, cosa ci puoi dire di questa squadra? Domenica sappiamo che affronterai Rimini al Neri, come la vedi la partita? Ma è una partita difficile come tutte quelle che abbiamo affrontato, ecco, quindi loro hanno un ottimo organico con, insomma, di valore, basta ricordare Fiore, insomma, quindi c'è Porchia, c'è Biancolino, quindi i giocatori ce le hanno la loro esperienza e quindi bisogna affrontarli col piglio giusto, come abbiamo affrontato la penultima partita in casa, insomma l'ultima in casa. La differenza di prestazione tra casa e fuori casa, lo chiedevo anche al mister, tu come la spieghi? Ma se sapevamo come spiegarla, magari non facciamo quelle figuracce in giro. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto l'aspetto soprattutto di approccio, di convinzione. C'è troppa differenza fra le partite in casa e fuori, quindi sicuramente qualche problemino, insomma, di personalità in questo momento l'abbiamo. Speriamo di crescere e di risolverlo più presto. Comunque già mercoledì c'è stata la prima risposta con la vittoria di Coppa Italia, che comunque ricordiamo è l'obiettivo al quale voi tenete. Sì, stiamo facendo bene in Coppa Italia, servono comunque anche quelle partite sia per far giocare tutti, sia per il morale quando si vince, insomma, è sempre una cosa positiva. Quindi speriamo di riuscire a reagire subito in campionato, così. La vittoria ci permette comunque di stare sempre agganciato al treno dei playoff. Ultima battuta, un tuo giudizio su questo girone? Un girone, a detta anche dei tuoi compagni, molto molto equilibrato. Ma effettivamente è un girone difficile, nel senso che le squadre sono tutte, hanno tutti dei buoni giocatori, dove tutte cercano di giocare bene a calcio, anche se non tutti ci riescono, e tutti cercano di raggiungere degli obiettivi importanti, ecco, non c'è magari la squadra, diciamo, cuscinetto, tutti possono vincere con tutti.